Hey Cooch, benvenuti in questo nuovo video, sono AndraLink91 ed oggi siamo tornati su Temtem. Come dissi nello scorso episodio, avrei continuato l'avventura su Temtem e per fortuna, dato che oggi i server sono stati migliorati e che per fortuna non siamo tutti quanti nello stesso punto, si riesce a giocare in maniera molto più fluida. Dunque, ho ricominciato l'avventura, dissi anche questo, e ho scelto un altro Temtem. Non so quanto sia più valido dell'altro, o di meno forse, chi lo sa. Ad ogni modo ho scelto lui. Vediamo un po' cosa ci riservano le nuove avventure che vivremo oggi. Allora, questo qui è un pescatore. Ok, faccio troppo rumore, scusami. Ci vorrebbe un surfbird per andare dall'altra parte. Una tavola da surf, quindi. Attenzione, un Temtem selvatico. Due, Kaku e Swali. Kaku ovviamente sarà il bozzolo, esattamente. Allora, ah no, Kaku è quell'altro. Strano, vabbè, mi interessa comunque sia Kaku. Quindi Swali penso che possiamo anche mandarlo a quel paese, giusto? Un piccolo, una piccola beccata su Kaku. Ok, non ha fatto nulla. Zero proprio. Scudo timido. Spore tossiche, ma è veleno quindi. È un Temtem tipo veleno, accidenti. Dobbiamo mandarlo KO assolutamente. Vediamo un po' quanto gli fa Leaf Blade a Kaku. Dovrebbe essere quindi tipo veleno o erba veleno. Natura veleno. A parte che è Nibble e non lama d'erba, Leaf Blade. Dunque, mi ha intossicato entrambi. Sei un pezzo di pezzo. Vai, proviamo a prenderlo. Ci riusciamo? Preso! Grande! Squadra, dove, come, dove lo mando? Lo lascio? Ma che sto scemo? Mi tocca tornare indietro per ora. Sono entrambi avvelenati. Ok, non sono più avvelenati. Quindi scompare dopo un po' l'avvelenamento. Ok. È scomparso anche Chris. Questo è una cosa, un pezzo di un ciuffo d'erba. Guarda questo che ha qui! Guarda che rubina! Bello! Allora, mi curo. Backpack. Ok, Kaku lo uso dopo. Attenzione, un altro selvatico. Ah, Paharo! Ma ho Tuai, quindi mi tengo Tuai. Non è che gioco per catturarli tutti. Però devo fuggire con entrambi. Strano. Ok, quindi lottiamo. Possiamo anche lottare. Cosa? Ma ho detto lottiamo? No, mi ha detto voleva fare un picnic. Ok, qui per arrampicarmi mi servirà un Temtem sicuramente. Ah, ok, ci vuole qualcuno che ci insegni come arrampicarci. Ci vuole un apparecchio apposito. Ok, ridà 25% dei punti salute. Perché 25%? Non potete dirlo a numeri? Mi fa schifo dirlo a numeri. Uno è Sara e uno è Lara. E insieme siamo le gemelle letali. Per favore. Oh, e lottiamo? Che cavolo. E si mettono a fare il discorsone, oh. E lottiamo. Non lo so. Vogliamo anche un po' di caffè, un po' di pasticcini. Il Pokémon è lotta subito. No, che perde tempo a parlare. Le chiacchiere dopo, le chiacchiere. Prima si lotta, poi si chiacchiera, casomai. Boom, che botta. Oh, quindi lui è tipo acqua. Usa le bolle. Amphibian, quindi aumenta la velocità. Lui con gentilezza mi fa cadere l'attacco. Peccato. Nibble e Windblade su quello d'acqua. Vai, così finiamo. Perfetto. Ah, ne hanno un altro loro a quanto pare. Perché c'è un'altra carta lì illuminata. Un'altra Temtem card. Perfetto, vai. Chi è, oh? Cos'è quel papero? Ha un tridente? Tipo acqua sicuramente. Facciamo Shrill Voice, che mi sa che attacca entrambi. Sì, Shrill Voice attacca entrambi.
Tipo ipervoce. Buono! Spoil sport, cos'è? Cioè, si è dato troppo da fare e quindi così, niente. Si prende un po' di danni. Ah, per il problema di... Oh, ho capito! Cavoli! Quindi l'abilità di quel tipo mi ha fatto completamente stancare il Temtem. Wow. Non male, non male davvero. Ah, con sto Bamboozle. Bamboozle era prima, no, mo? Vai. Toxic Spores. Ma non ha nessun attacco particolare? Ha solo lo scudo e le spore? Avveleniamo un po' tutti, avveleniamo. Va bene, avveleniamo un po' di gente allora, non c'è problema. Attraversiamo il ponte. Quanti? Guarda quello che c'ha là, un unicorno, cos'è? Una specie di cavallo fatato. Bello. Oddio, cos'è quello? Una seppia? Cavoli, quanto è brutta. Facciamola fuori per prima. Kalazu. Ma perché sti nomi strani? Probabilmente sono presi dalla loro lingua madre, che dovrebbe essere lo spagnolo. Allora, con te attacchiamo questo e con te ci curiamo. 25% dei punti massimi? Eh sì, però... Boh, vabbè, pochino. Ipnosi. Ah, però ora se me lo... Si sveglia ora. Infatti. Ok, Kalazu non può più attaccare, quindi se la prende del Kalazu. E con te facciamo Windblade su Kalazu. Non lo so. Attacchiamo sempre Paro. Che tanto no, Kalazu non può fare nulla. Vai, mordicchio. I miei Temtem sono un pochino scarichi, ma penso che un'altra lotta riesco a farla. Come ti va, Andreling? Come conosci il mio nome? Lavoro al Temporium. Ok, posso curarli per conto mio? Vai. No, no, non questo. Vai, curali. Grazie. Oh, che bello. Molto carino il sistema per curarli. Tu praticamente inserisci le card. Quindi i Temtem sono digitali. Non sono come i Pokémon in carne e ossa, sono tutti quanti digitali. Certo, i Pokémon vengono messi in delle sfere e quindi sono tipo materiale digitale, però cavoli, è interessante questa meccanica di Temtem. Ed ecco un altro allenatore che però si chiama... Loro si chiamano Domatori, Domatore Stanco. Guarda che costume che c'ha quello là da samurai, da shogun, da cos'è? Skylen Kaku. Wow, bello Skyler, tipo una specie di donato fidato. Andiamo con Grass Blade e Wind Blade su Kaku. Bello il dannino. Ah, Splatter, che schifo. Mi spiaccica addosso tutta quanta la terra. Adesso un po' di rispetto. Colpo coda! Davvero, colpo coda, Tail Strike. Colpo coda. Bellissima. Cos'è quello? Ganky. Ganky mi sa di tipo volante coleottero. No, elettro. Buono. Ah, perché ha quei cosi in testa. Sì, sulle corna. Carino. Ah. Oh, via. Mia Califa, Young Boy. Ma che nomi sono? Questo vorrà lottare? Oh, sì, anche da dietro fanno il punto esclamativo. Stanghete. C'è un altro Temtem. Vediamo un po' chi è. Crystal Dust, ok, beccata. E si aumenta le statistiche. Ah no, c'era una specie di croce. Penso che fosse. Forse mette i dottini. Ma è un maschio o una femmina? Non si capisce. Domatore entusiasta. Ok, quindi non si sa. Oh, da dove? Mi scusi? Ma che, perché cammina qui questo? È rincoglionito. Ok. Niente da fare. O cos'è? Work in progress. Ah, sì. Poi questo è un early access, ovvio. Attenzione. Temtem selvatico.
Devo dire che come gioco non mi sta dispiacendo, eh. È una buona alternativa a Pokémon. Poi che sia molto, 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 molto uguale è un altro conto. Facciamoci un giretto qui intorno. Ecco, scomparso, perfetto. Ma questa è tutta mezza nuda. Mi scusi, signorina. Ma perché nu... È scomparso. Questo mi piace. Ha detto io, te, combattiamo. Io, ah, molto eloquente. Lui, no, combattiamo, grande. Così mi piace, diretto, preciso, aggressivo. Ti vuole dilaniare e mangiare. Mi piace, mi piace. Crystal Dust, che dovrebbe essere forte, eh. One hit KO, proprio. Quindi erba contro elettricità è per due. Finalmente, era anche ora, eh. Father Gatling, Feeder. Feather, perché è piume. Sconfitto? Beh. Però la prende sportivamente, la prende. Allora, andiamo avanti. C'è Spuglietti. Un altro Tamer, un altro domatore. E mi chiede quale Temtem è forte contro quale. O acqua contro... Oh mio Dio, acqua contro fuoco. Ma queste sono cose che devono dare NPC contro cui non combatti. Se no, ragazzi, stai lì a premere mezz'ora. O X in questo caso e non passa mai. Sì, mi sembra che la strada da fare sia ancora un po'. Vediamo, di qua non si può assolutamente passare. Devo per forza affrontare queste due belle imbuste qua. Vai! Salve! Guarda, mamma, un altro allenatore! Ti amo! Dovremmo presentarci, ma non mi interessa chi siete! Forza, dai! Che chiacchierone! Vabbè, d'altronde so femmine. Scusatemi. Battuta sessista che non serviva. Comunque. È stato divertente, insomma. Ma tra le due chi è la mamma? Perfetto, allora continuiamo. E un altro... Sì, un altro domatore. Bene, questa battaglia è andata molto bene. Non abbiamo subito grandi danni. Qui c'è gente. Salve. Listen, Zeynep, non voglio. Chi è Zeynep? Ok, una battaglia. Ok, ciao ciao ciao. Capisco. Non capisco. Non ho letto nulla. Ciao. Tu? Ah, Zeynep. Ah. Puoi combattere? Scusami. Allora, guarda quello come scivola. Allora, aspetta. Posso aiutarti con Zeynep, come si chiama? Allora, lei mi ha detto che forse potrei aiutarla con Zeynep, come si chiama. Però, boh, non mi dà l'opportunità. Quindi, qui c'era una cosa che volevo vedere. Questi due Temtem d'acqua, come li prendo? Ok, questa qui non vuole combattere. Attenzione, città. Perché ci hai messo tanto? Vabbè. Oh, chi è questa? Sofia. Sofia. Ok, Dojo Master, quindi un capo palestra tipo. Addio. Questo è per lui souvenir. Va bene. Anche troppo. Quanta strada. Questo è il mare. Lei, vabbè, sarà il mare. Il lago Indigo. Deathbird. E questa è l'accademia. Va bene. Tutti quanti gli apprendisti devono imparare le basi. Una volta allenati potrete anche unirvi al mio dojo. Ok. E da questa parte c'è il Temporium che dovrebbe curarci Temtem e acquistare anche roba. Temtem Staff, infatti, sì, la roba. Dunque. Qui ci sono i precipizi. E stanno per cominciare le lezioni, quindi ciao. Temessence. Ok, compriamo sta Temessence. Oh mio Dio, che paura. Ok, dammi un po' di Temessence. Come te lo provo? Se vieni da Zadar, devi aver catturato un Temtem. Sì, l'ho catturato uno.
Okaku, perfetto. Mi dà un po' di Temessense, come si chiama? Perfetto. Ora devo andare al dojo di Arisola? Ma così di prepotenza proprio? Ad ogni modo, nel prossimo episodio andrò avanti, arriverò sicuramente al dojo e combatteremo contro questo fantomatico Dojo Master. Quindi Cuj, per questo video è tutto, io come sempre vi ringrazio per averlo seguito, vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è il link per Instagram dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi a noi, ci vediamo come sempre nel prossimo video, bye bye!